sai. Questa mostra rappresenta un'anomalia all'interno del sistema dell'arte, perché è completamente autoprodotta, non ha galleristi alle spalle, non ha dinamiche da galleria, che è ancora peggio, alle spalle, ma è fatta per la pura volontà di esprimere e diffondere arte, come dice il nostro primo punto, We Spread Art. Turi è un po' forse il nostro amico e compagno di strada che è diventato artista e di cui Artigian conduce la mostra. Siamo trovati spesse notti insieme, avendo un pochino forse soffrendo lo stesso isolamento, non appartenendo propriamente al movimento del Drive, anche avendo un metodo d'assalto abbastanza congruo, non simile, ma che insieme funzionava abbastanza bene. Quantomeno lui c'aveva la macchina e io no. Tutto viene prodotto felicemente con grande livello di impegno da noi, comprese le soluzioni, nel senso nessuno di noi ha studiato scenografia né ha espedienti tecnici o risorse economiche particolari, semplicemente viene fatto, come diceva Brecht, commettendo meglio il tuo prossimo errore. Ma diciamo che come Art Kitchen, essendo molto fuori dal sistema, facciamo una mostra l'anno, una grande mostra l'anno, e deve essere necessariamente di un artista che conosciamo molto bene, perché come diceva Adorno, la critica deve essere per forza endogena. Avere l'aspirazione di conoscere un artista la puoi raggiungere solo nel momento in cui con questo artista hai vissuto un periodo della tua vita. Allora, a quel momento lì si instaura una relazione tale per cui io posso, da curatore, posso dire di conoscerlo, posso scrivere 80.000 battute su di lui e posso curare una mostra. E questo è quello che ci spinge in ogni produzione che facciamo. Io personalmente l'ho conosciuto 8 anni fa. L'ho visto scrivere per la prima volta su un muro nel 2002, all'Illegal Art Show, e da allora la sua arte a livello estetico è cambiata di molto, ma la sua passione, il suo spirito artistico è cambiato pochissimo. Cioè lui è la persona che quando entra in un'arena trova il luogo più comunicabile e lo strumentalizza per trasmettere la sua arte. Questo è il Cubone, dal 2001 ad oggi.